È arrivata, sono veramente molto contenta. Volevo creare un po' di suspense o suspense, come dite voi, non lo so, come preferite dire. Però, insomma, io sono già due giorni che lo dico, che c'è, quindi è inutile che sia tanto a dire, però ve lo dico. Allora, è simpaticissima, grandissima attrice, conduttrice televisiva, cantante, è rossa, è una leonessa e non solo di segno zodiacale, perché, insomma, davvero, è una donna che soprattutto non ha avuto sempre una vita così facile, come a volte può sembrare per chi lavora nel mondo dello spettacolo, della televisione, del cinema, eccetera. È una donna che però ha sicuramente una grandissima carica, una grandissima grinta. Allora facciamo una cosa, partiamo così. Bella, amore mio, che è ritornato finalmente. Come stai, amore, come stai? Che ti hanno fatto? Che ti hanno fatto, amore? Senti, dimmi una cosa, hai mangiato? Hai mangiato? Dillo alla mamma se hai mangiato, dillo alla mamma. Signora, scusi, veramente non abbiamo mangiato nessuno dei due. Immagino che vorrà l'eccezionale ricompensa. Sì, l'eccezionale, sono venuto per questo. Le promesse io le mantengo sempre, purtroppo. Grazie. Avrei fatto qualsiasi cosa pur di riavere il mio tesoruccio, amore. Beh, senta, signore, quando è la cosa ricompensa? Ma non si tratta di denaro. Ah, vabbè, come vuole, può anche pagare in travescecco, mi paga in francobollico, come ne credo. No. Stai lì, amore. È una cosa molto più preziosa. Ah, ho capito. Senta, signora, non mi dia dei gioielli perché sennò poi pensano che io... Nei giorni scorsi ero talmente triste che ho fatto un voto. A chi mi avesse riportato il mio Nerone avrei offerto tutto il mio corpo. No, signora, no. Non si disturbi, lasci perdere, non va niente. Sì, il mio corpo, che da 2 anni, da quando il mio povero marito mi ha lasciato in questa gabbia dorata, nessun'altra mano d'uomo m'ha sfiorata. Posso capire il perché, mi scusi signora, un attimo solo. Senta, quando è la ricompensa? 400-500 mila lire? No! Troppo, 200 mila? No, per quanto penoso deve essere, i voti si devono mantenere, venga, venga. Vogliamo fare 220 mila? No! Senta, non ce l'ho un mezzo prosciutto. No! 4 uova. Vieni e non te ne pentirai. Signora. Sì? Un supplì. Simpatica, autoironica, che vuol dire essere veramente molto intelligenti. Grazie, Luciana Turina, grazie davvero per essere qui. Buonasera, anzi, grazie. Buongiorno, non lo so più cosa dire. Ma va bene tutto, anche perché siamo anche in replica al pomeriggio, quindi guarda, ci hai azzeccato che va benissimo. Grazie Orazio Giannone, in veste di traghettatore, sì, e amico, esatto, sì, è un po' il Virgilio. È un po' il Virgilio della situazione, oltre che scrittore, ovviamente. È lui che mi ha portato qui e sono felice di essere tornata a Modena. Pensa che il mio primo impresario, Canoro, perché io nasco come cantante nel 65, lo so. Perciò fate pure i conti. Come ti vorrei, potrei anche dire. Fate pure i conti, sono passati quasi 54 anni. Tu hai vinto anche il festival di Castrocaro, fra l'altro. Sì, nel 65. Mamma mia, 54, avevo 18 anni. Bravissima, vedi perciò che bello però. Perciò fate i conti, ne ho 72. Che fantastica. Ma sei giovane, va benissimo, hai fatto tantissime cose, fra l'altro, insomma, proprio quindi nasci come cantante. Sì, e poi manco sapevo, cioè io non sapevo che cantando come canto alla maniera mia, allora, e cantavo il blues, cantavo a modo mio. E me lo disse un grande giornalista del Corriere della Sera, che non c'è più, chiaramente è passato tanti anni, dice, ma tu canti il blues? Non lo so. A me piace cantare così, ed era blues. Poi mi sono documentata, però non era facile portare avanti questo discorso nel 1965. Immagino. E anche prima. Hai capito? Non era facile scontato. Perché c'erano tante canzoni di Finché la barca va. Beata Laurietta, che è una bravissima cantante, ha una voce ancora pulitissima. Però non era facile imporre questo. Infatti io non avevo degli autori che mi scrivevano dei pezzi specifici per me. Mi scrivevano dei pezzi ma che cantavo, ma non erano un vestito che mi andava a pannello. Certo, chiarissimo. Ecco, qui sono... Che è la Milva? Sì, è lei. Allora, abbiamo recuperato... devi sapere un... Allora, faccio io una premessa. Io ero proprio così, allora. Che, voglio dire... Cercare informazioni su Luciana Turina si apre un mondo, perché ovviamente parliamo di più di 30 film, tantissime canzoni. Ne ho fatti, ecco, scusami, sicuramente. Ne ho fatti 39.
39, appunto, quindi insomma è dal Il terribile ispettore 1969 fino ad arrivare al Cosmo sul Comò. No, il primo fu con Adriano di Pietro Germi, Serafino. Siamo stati 5-6 mesi a girarlo nei posti che adesso sono tutti terremotati, in Umbria. Comunque insomma queste zone dell'Italia che adesso purtroppo le vediamo martoriate. Io Acqua Santa Terme, tutto quindi hai girato tantissimo anche. Sì, anche all'estero. Sono stata fino in Sudafrica a fare film, che c'era una serie di 3 film con Giuliano Gemma, Ursula Anders, io, e siamo andati là. Ma quando le produzioni italiane, quando non c'era l'euro, parliamoci chiaro. Esatto, quindi senti, fra l'altro insomma dicevo appunto tantissimi film. Tra l'altro voglio ricordare che tu sei originaria appunto di Mantova, anche se adesso vivi a Palermo, dico bene? Sì, attualmente. Perché l'unica cosa che non mi sono fatta mancare sono i mariti, questo è il terzo marito. Vivo a Palermo perché il mio terzo marito è di Palermo. È a 21 anni meno di me. Infatti, esatto, lasciamo pensa dire a te. Pensa che direttano. Io lo sapevo che mi sarei divertita da matti. Ci porta l'allegria, il sorriso. È simpaticissima. Insomma, si vede. Lui è sempre stato. Ma lui mi ha voluto, ma adesso gli aspetta. Io l'adoro. Lui ti ha voluto, ma io quando ho saputo che saresti, poi ci racconterà Orazio il perché sei qui, perché mi piacerebbe dire venuta apposta da Palermo, per detto tra noi, però insomma, ma io vengo, è troppo grossa dire così. Non posso dire una bugia così. È bellissima, ho visto che è funzionale, poi è pulitissima, mi sembra di essere, non lo so, ma sono contenta in invece quasi di essere qua, perché è proprio da questa gente come voi che si è impegnata, perché io credo che non sia nata così questa piccola televisione, come si chiama? TRC. No, devo dire che adesso nel nostro piccolo è un'emittente storica, devo dire che è un'emittente storica. Un accento inconfondibile. Sì, lanceremo anche questo, esatto, questo suo slogan. Vedi, sempre le origini ritorno. Come ho detto che il primo impresario era un'agenzia importante di Modena, sono ritornata a Modena dopo 54 anni. È piccolo il mondo, che guarda. Che bello però, mi fa piacere che tu sia tornata. Perché smania bene anche, Guarda che bella che sei. Fra l'altro, ma qui ero più piccola, faccio sempre ma vedere. Ma non sei mica molto diversa da adesso? Luciana, 15 anni fa è questa, Beh, ma guarda, sinceramente comunque sei informissima. Non importa, io mi accetto per quello che sono, perché altro non posso fare. E questo come filosofia è giusta, però posso dire sei anche una gran bella donna, una gran bella persona davvero, perché dicevo appunto all'inizio, hai studiato tanto, hai fatto davvero del teatro, perché anche questo appunto era una tua passione, oltre appunto alla musica e ai film, che abbiamo solo citato una piccolissima parte di quello che hai fatto, e soprattutto caratterista, un ruolo importante, che non è così scontato fare il caratterista. Somiglia un po' al carattere di mia madre. Mia mamma faceva ridere tutti, era una raccoglitrice di riso mia mamma, una mondina, non mondana, mondina. E lei la volevano tutti, Santina si chiamava, ed è morta il giorno dei Santi. Ma guarda, l'1 novembre del 78, è morto il giorno. E lei faceva ridere. Vedi, ti ha trasmesso questa ironia. Sì, la vocalità l'ho presa dai Turina, che erano tutti cantanti Turina. Mio nonno, i miei zii, erano tutti cantanti in erba, cioè, ma tutti lirici. Io andavo a vedere le opere a 6-7 anni a Verona con loro. Quindi insomma sei cresciuta in un ambiente. E provengo da una scuola musicale di Mantova e di Busseto che erano. Poi sono venuta a Modena a Novi, che c'era il maestro Mozzarini, che l'ha trovato l'Equipe, l'ha trovato i Nomadi, e andavo da quello di musica leggera, hai capito? Ed era, guarda che strano, che il fatto di Modena, che mi ricorda il mio povero maestro Mozzarini, che venivo con 3 pullman, no, un treno, un pullman per andare a Mantova, un treno per andare, che scendevo a Moglia, e poi da lì quello che capitava, che mi portavano a Novi perché non c'era, anche col carretto arrivavo dal maestro. Quindi guarda il destino. Perché non c'era tutte queste cose. Ecco, adesso stai ricordando il maestro, pensa che fra degli anni ricorderai Orazio Giannone che ti ha portato qui dopo 54 anni. Ma ritorniamo, io gli ho chiesto una cosa a Orazio Giannone, perché so che scrive molto bene.
A me, e sono tanti anni, io non so scrivere bene, so raccontare bene, ma lui che scrive bene, se sapesse un po' tutti questi 53, 54 anni, verrebbe fuori. Io penso ce la faccio che... un libro, Orazio, eh? Sì. Bisogna studiare un libro qua. Pensando. Ecco, immaginavo. Mi piacerebbe dire le cose che so e che mi ricordo prima di diventare rincoglionita del tutto, proprio detto alla papale e papale, ecco. Ma non lo diventerai mai, guarda. No. Fra l'altro posso dire, insomma, molto bello il fatto, poi ovviamente Orazio ci racconti anche tu un po', insomma, io torno a dire, vorrei dire che è venuta apposta per Detto tra noi, in realtà appunto il nostro Virgilio della situazione è proprio Orazio. Ma me l'ha detto subito che si vedeva in questa televisione, grazie. TRC. E adesso diventerà più importante dopo questa intervista. Io sono due giorni che sono emozionata all'idea di averti qui. No, appunto, dicevo, fra l'altro, insomma, hai sdoganato davvero appunto la donna curvy, la donna appunto sexy, ironica, torno a dire, perché secondo me dietro... Sexy no. Ma insomma, invece, perché no, scusa? Io ho avuto dei corteggiatori che amavano la carne. Voglio dire, ma che c'è? E avevo un fermo posta. Sei stata super corteggiata, Che mi scrivevano solo le persone, questa è verità, è una piccola parte del libro, che mi scrivevano persone che volevano la donna da 100 kg in su. Oh. Io adesso sono una Feigl, perché sono 84, le minne, le tette non calano. Ma che fortuna, ma se tu le dessi un po' a me, guarda, io sono piatta. Io te le darei tutte, perché ma io le prenderei tutte, io le prenderei tutte, vabbè, insomma è così. Vedi com'è simpatica, cioè andiamo, ragazzi, straordinaria. Io non voglio finire la mattinata dietro tra noi questa mattina, andremo oltranza. Ritorniamo a anche perché smania Cristina benchi. Chissà cosa succederà oggi, può succedere di tutto. Di tutto. Orazio, allora davvero grazie, torno a ripeterlo, insomma, per averci Orazio portato. Lo conosco da molto tempo, ecco, ma non lo sentivo da più di 20 anni, non aveva più i miei numeri e è riuscito a trovarmi, hai visto? Lui non lo sapeva, pensava che abitasse ancora a Roma, invece abito a Palermo. E come sei arrivato a lei? Ma guarda, ho fatto tutto un giro perché io volevo lei. Me la ricordavo, cioè, è tu volevi stato... lei per un tuo progetto? Sì. Ecco, io mi fermo perché sai che si farà a Modena. Ecco, brava, io non voglio dire, dite voi perché poi magari insomma dico troppo, sai, le donne parlano magari troppo. No, diciamo che è il progetto del mistero. Ecco, già. Sarà forse il video o il cortometraggio più strano che si sia mai realizzato a Modena, dove diciamo uniamo tanti personaggi, tante cose. E nella sceneggiatura mi serviva un personaggio di un certo tipo, che tra l'altro doveva essere forestiera, cioè vicino a Modena, ma non di Modena. E siccome io ho sempre seguito la sua carriera, e devo dirti la verità, grazie. Io da piccolo sono sempre stato un suo fan. Mia mamma, mio papà, la guardavamo sempre, cioè se c'era Luciana Turina in TV, tutti i film, tutti i programmi TV che ha fatto, l'abbiamo sempre seguita. Sono contenta. Quindi io ce l'avevo nel cuore, questa certo. meravigliosa donna, e avevo questo personaggio che per me era perfetto per lei. Quindi ho iniziato a cercarla da tutte le parti. Sì, ma come hai fatto che non avevi il numero? Tramite computer, mio marito ha visto e l'ha cercato mio marito, Emerico. Ah. Ha visto, dice, c'è uno che ti cerca. E mi ha detto il nome con un morto. Magari sei anche ingelosito poi il marito. No, io non, ma che mi si ricordava? Io lo conoscevo, ma non mi ricordavo più. Mi ha detto, e mi ha detto il nome con un morto. Oltretutto lui c'ha un nome antico, Orazio. Orazio. Ma chi si chiama ma chi è Orazio? Che si chiama? Di non solito lo so. Sono brutti, storpi, sì. e anziani. È vero, Orazio proprio no. E invece guarda. Ragazzo. Ma sei sicuro di chiamarti Orazio? Sì, Orazio. Lo vedi, hai capito? Ho detto, sarà Etch. Ma manco per niente, quando stamattina l'ho visto mi ha fatto piacere e ho riconosciuto che mi veniva a vedere prima che facessi Castrocaro nelle Balere. Ma io dico, la seguo da tanto tempo e sono contento che lei abbia accettato in maniera così gentile, ma la terra chiama educata. La terra, non c'è niente da fare, è la mia terra. Esatto. Allora sono stata fortunata davvero per questo. E quindi oggi faremo questa giornata modenese con Una Luciana. Una giornata modenese. A spasso con Luciana e oggi lavoreremo, ci sarà anche il mitico e stupendo Alessio Bardelli. Ah beh, certo, non può mancare. Che è, tu non sai ancora niente perché è una sorpresa. Conoscerai anche non lui. Non mi dire niente. Conoscerai anche lui. L'importante è che diciamo ci sia il culatello. Sì, il culatello ci sarà. Ecco, perché poi bisogna anche gustare le nostre specialità, perché
con tutto che a Palermo si mangia pranzo. Benissimo, sicuramente. Il pesce. Ecco, il pesce, la esatto. carne fa vomitare. Però, però poi un po' i tortellini mancheranno, ci mancheranno, o no? I nostri tortellini. Sì, ma a Mantova i tortelli di zucca ci sono? Sì, ma anche agli agnolin. Li fanno un po' piccoli, un po' meno piccoli di bolognesi. Ma basta che siano quelli. Io, guarda, questi giorni che sto qui, che in tutto starò una settimana, mangio tutti i giorni i tortellini. Una settimana? No, ma allora io la torno a chiamare. No, scherzo, ti lascio tranquilla. No, no, però... io devo andare via lunedì, che ho un impegno martedì a Palermo. Sei fantastica. Facciamo una cosa allora. Siccome per fortuna questa mattina il tempo si è magicamente fermato, perché tutte le mattine il tempo corre sempre veloce, invece abbiamo tutto il nostro bel tempo da prenderci, ci guardiamo, se sei d'accordo, un'altra clip. Sì. Allora, a me fa piacere vedere quello che facevo una volta. È stato difficile, sai, riuscire a fare una selezione, perché hai fatto tante di quelle cose che è difficilissimo, perché ovviamente è protagonista, ospite in tantissime varietà, settimo anno per dirne una, ma insomma davvero... Settimo anno, beh, fu... Ecco, ma anche difficile. Patatrack, ma anche Patatrack. Allora, sì. Se lo guardiamo un po' Patatrack, cosa dici? Guardiamo sì, questa sì, sì, fai... Sì, sono tutte cose che hanno segnato una cosa per me, hanno segnato una vita per me. E allora proviamo ad andare indietro un po' nel tempo. Patatrack. Simone! Lei non sa cos'è la culinaria! No. Lei non sa cos'è un piatto! Lei non sa nemmeno battere due uova! Io non so battere due uova! Io non so battere due uova! Vada via, vada via! Ah, no. No! Adesso me ne do una dimostrazione come si battono le uova! Ma non è cosa sua! Sì, gliela do subito la dimostrazione! Adesso mi faccio vedere io come si battono due uova! Fatte fare. Cioè, ma era tutto vero, fra l'altro, sì, uova vere, sì. Torte vere. Ma mi sono rifatta, In un'altra puntata, che andava a finire a Tarallucci e Vino, come il solito, ce le avevo io le torte che le gestivo. Quante le ne ho date a Franchi, guarda. L'hai riempito. Non so cosa impersonavo. Mi sono rifatta. Ti sei rifatta. Senti, com'è stato lavorare con, appunto, per esempio, Franco non Franchi, Vino Banfi? Non è stato facile. Grazia. Non è stato Però facile. Io ci ho messo tutto l'impegno. Io lavoravo quel periodo quasi 20 ore al giorno, perché prima delle 9 dovevo essere nella sala di incisione di... Te l'avevo detto oggi, di che registravo il pezzo che dovevo fare lì per mezzogiorno, cioè, poi insomma, avevo il trucco. Tutto incasellato proprio. Tutto incasellato. Entravo dopo che avevo registrato la canzone da Bon Compagni, che avevo una sala di incisione di fronte alla Rai, comodissima. Finivo di registrare la canzone, dovevo andare al trucco, ci davano mezz'ora per mangiare, manco mangiavo. Ed comunque mi rifacevo la sera, e poi c'era ore di trucco, perché dipende dal personaggio che dovevo impersonare, perché io ho fatto un sacco, ho fatto anche Marilyn ed ero 125 kg, ti voglio dire. Allora, alle 7 ci chiedevano a tutti: non abbiamo finito questo piano di lavorazione giornaliero, volete andare fino a un quarto a mezzanotte? Per me era no. Ma tutti dicevano di sì, perché prendevano di più. Io sempre quello prendevo. Sempre povera sono stata. Sei una grande donna. Sei ricca dentro, invece. Perché, a parte che posso dire che nella vita saper regalare il sorriso, adesso sembra retorico quello che sto per dire, ma non lo è tanto. Poi secondo me è retorico. No, è un grande dono. Assolutamente. Saper regalare un dono. Il sorriso, lì l'allegria. Era questo qui era lo... L'abbiamo fatto l'82, l'83, questa trasmissione l'84. 3 anni ho lavorato con loro. Non ho mai fatto film con loro, però. E poi era anche un mio, non vicino di casa, ma vicino di zona, perché io abitavo a Roma per più di 40 anni in San Giovanni in Laterano, e lui aveva la casa via Cave, sempre nella zona di San Giovanni. Ma che persona che era, Frank. Senti, uno che aiutava tutti. Invece... E
Ciccio Ingrassia era un signore, quando Franchi diceva una parolaccia, Franco! Oh, dai! Le riprendeva sempre! Oh, guarda! Ah, sì, 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 sì. Belli sì. Questi retroscena. Senti, sì, Lino sì. Banfi? Lino Banfi anche un amico. Come lo vedi? E come lo vedi? Per te voglio dire anche un amico, insomma, oltre che collega. Sì, ma no, con la scusa che adesso da quasi 10 anni non sto più a Roma, non vedo più nessuno. Certo. Questo mi manca. Ti manca? Sì, ma non è che si ha tante amicizie nell'ambiente, non ti credere, eh? Che l'ambiente è tosto, detto la romana, è proprio tosto. Certo, immagino. Anzi, andandomene a Palermo ho capito chi mi era amico o no. E questo mi ha fatto bene. Ora sono diventata una figlia della mignotta. Beh, insomma, comunque magari qualche contatto l'hai mantenuto, insomma, anche se hai spiegato bene, insomma, sono ambienti che capisco benissimo che non sia non sempre così facile. Non c'è più la vecchia guardia. La vecchia guardia è finita, anche riferendomi ai registi, ai capostruttura, che io ne conoscevo parecchi, quelli lì sono tutti in pensione. Certo. Ma magari il torinese, quello che ha portato Cambretti in televisione a Rai 3, che si chiama Bruno Voglino, perché ancora c'è, non so, vivrà a Torino perché era torinese, erano i capostruttura della vecchia guardia che sapevano fare delle cose eccezionali, anche che ne so, io sono tutti in pensione, sono tutti anziani. Senti, quindi capisco che insomma non so più chi c'è in televisione, non conosco più. Ma come è cambiato anche da spettatrice tantissimo. Oltre che da protagonista quale sei non... è la televisione italiana è rispetto cambiata. A quegli anni è cambiata. Guai, prima era anche troppo timorata anche da una parolaccia, adesso anche troppo larga, secondo il mio certo. piccolo punto, il mio personale punto di vista. Hai capito? Prima se dicevi dovevi stare attenti. Gamba del tavolo era già tanto, perché ho detto gamba, no, per dire, no, ho fatto una battuta, gamba però insomma, non no, fa niente, certo. Ma guarda, c'era da stare attenti. Immagino. Siccome io sono una valanga, nel senso quello che mi esce, tu perché devi io dire. Vado a braccio, non mi scrivo niente. Mm-hmm. Delle volte mi scappava qualche cosa e erano legnate, non nel senso proprio fisico, ma delle volte si doveva registrare se a me mi usciva una parolaccia. Certo. È la verità. Però insomma sei stata protagonista anche di tante commedie, diciamo, erotiche all'italiana, di quell'erotismo sì, che ma oggi io facevo ci fa la sorridere. Monaca. Dove facevi la monaca? Sempre la monaca. Antonia, Monica. Ecco. Me la ricordo. E abbiamo la clip, facciamo no, una cosa. Possiamo guardarla? Sì. Bellissima. Guardiamo Luciana in versione monaca. Signora, la Edvige è una signora anche quando aveva le nudità. A cosa? Perché è veramente una signora. Edvige è l'attrice che ha fatto film diciamo osé, ma non la più simpatica, la più intelligente, certo. Secondo me. In questa clip però ci sei tu, eh? Guardiamo. Frate Pomporio? Frate Pomporio? Chi? Cosa sei? Comincia la riunione? Ma no, la riunione è finita. Ah, meno male. Anzi, bene. Allora, adesso vado perché finalmente... Ma come? Ve ne andate di già? Devo passare una giornata, badessa mia, che non vedo l'ora di buttarmi sul letto. Io avevo contato sulla vostra compagnia questa sera. Volevo pregare con voi nella mia cella. Mi dispiace proprio, ma stasera mi sento tutto rotto. Ma, frate Pomporio, un'ora. Basta un'ora. Un'ora soltanto, giusto le preghiere per i poveri morti. Ma credetemi, non ce la farei neanche per quelle, perché mi sento già mezzo morto. Oh, bene, bene. Come non detto, però uscendo, potete almeno farmi una cortesia? Beh, sì, se posso. Ah, dunque, il frate guardiano no, il frate campanaro no, il frate cuoco nemmeno. Ah, ecco, Filippuccio, il giardiniere, lo conoscete? Oh, sì, conosco. Beh, passando, pregatelo di venire da me. Ditegli di salire nella mia cella. Le preghiere per i poveri morti le dirò con lui. Ottima idea, ve lo mando subito. Abile persona, e che grande allora, attore, che grande attore di teatro, di Elio, non c'è più, ciao Elio, ciao tesoro, perché i primi tre anni ho abitato a Milano io, 65, 66 e 67, 66, 67 e 68, nel 68 mi chiamarono a Roma, che non abitavo ancora a Roma, per parlare con Pietro Germi, io ho una...
avevo, a Palermo si dice uno scanto in dialetto, una paura. Ho detto, che vuole da me Germi? Ed era Serafino che mi ha fatto fare la zia di Adriano Celentano, qualora Adriano è più grande di me. Sì, appunto. Di quasi 10 anni. Eh sì. Sì, di 9 anni. E quindi hai fatto la zia però di Adriano Celentano. Sì, ma mi truccavano da anziana. Ma ero ingombrante, quanto ho mangiato, Linda, quante carbonare, guarda, quante carbonare. Ma poi io ero nel clan, a quegli anni che ero già a Milano, abitavo a Milano, ero nell'organizzazione del clan Celentano, che ci organizzavano gli spettacoli. E alla fine si è fatto una grande festa, perché siamo stati lì, su questi posti tutti terremotati, 4-5 mesi fissi, perché allora i film si facevano bene, certo. Poi Germi era Germi. Quindi c'era... Io, che non avevo mai fatto un film, ero più di 125 kg, ero sempre impallata. Impallata che vuol dire? Che volevo nascondermi, nascondere 125 kg è un po' impossibile, perché avevo paura che mi chiamasse e non ero capace di andare avanti. Turina, mi diceva Germi, fuori, sei impallata! Ho imparato tanto da questo film. Ecco, infatti volevo chiederti, però insomma immagino anche una crescita professionale. Io andavo tutti i giorni anche quando non toccava a me, perché non avevo mai fatto un film in vita mia, non lo sapevo. Però mi sono buttata. Quindi grande voglia anche di apprendere da sì, parte certo. tua. Sì, certo. Facevo un po' come diceva sempre la Mondaini, io mi sono buttata. Mi sono buttata come andasse. E hai fatto bene, perché è andata bene. Perché possiamo davvero dirlo, certo. Orazio. È andata bene per mi me. Mi sono ingrassata tantissimo col prosciutto del luogo, perché si mangiava da Dio. Facevo sempre carbonara. Oggi cosa mangiamo? Crescentine? Cos'è la crescentina? No, tigella forse. Tigella ti dice già di più. E quel dischettino di pasta che si taglia, si farcisce con il lardo, con il prosciutto. È perché dell'Appennino nostro. Tosco emiliano? Sì, più emiliano diciamo che tosco. Quindi... Ma cos'è la sta crescentina? No, ma oggi te la faccio sentire, vedere. No. Poi mangiamo quello come devi, devi... No, è una pasta cotta. Guarda, su... Guarda, fai conto, non una piadina, però il concetto è quello. È proprio una pasta da tagliare, una sorta di panino. Cioè pasta fatta in casa? No, pasta c'è farina proprio, farina, acqua, fantastico, mi piace, stiamo spiegando proprio, cioè adesso spieghiamo per un attimo, la crescentina modenese. La crescentina, è detta crescentina, ma in realtà appunto, cioè, noi la chiamiamo... Allora. Va al forno? No, è come fosse un panino da tagliare, una specie di panino. Con tanto di prosciutto, pure il lardo, tipica con il lardo e il parmigiano reggiano, si mangia come fosse un panino, hai capito? Più simile al concetto ti giuro di piadina. Che è l'unica cosa no, che ma non allora ho deve sentito sentirla. Che è Modena della crescentina. Orazio, deve assaggiare le crescentine. Oggi e crescentine a no, volontà. Io mangio primi, io sono una primarola. Però tieni presente che poi oggi dobbiamo lavorare, quindi... appunto, allora poco bisogna mangiare. Io di solito faccio il pisolino dopo pranzo. Oggi non oggi non si dormirai, Orazio. A fare il regista non so come fare. Oggi non si può. Oggi non puoi dormire. No, per forza, come si fa? Bisogna lavorare. Comunque vi saprò dire, cari amici... TRC, che vi dirò in una prossima volta cosa mi ha offerto oggi, ecco. Cosa si mangia, cosa smania, così il disamantua. Abbiamo anche quasi già capito la promessa che tornerà, sì, torno. Se riesce, se ha tempo. Perché ovviamente. Mi piace tanto, è tenuta così bene questa televisione, ogni stanza ha la sua, non ho mai visto una è cosa pulita. Così organizzata, nelle televisioni private mi riferisco, certo, mai. Sì. Mi sono meravigliata, c'è una pulizia qua dentro, TRC, ma nel vero pulita. Senso della parola. Mi piace e tutta questo. Gente come te, grazie, che mi fa questo piacere. Lavoro con tanto amore, senza chiederci cosa mi succederà, ci arriverò, perché tu lo stai facendo no, con ma amore. Lei è una ti ringrazio, mi emozioni, perché poi insomma, questo detto da te... È una grande professionista. Basta, mi emozionate troppo, carezza. Poi mi commuovo. Poi la carezza che vuol dire? Una carezza. Sì, è vero. E poi sai, in questo progetto chissà magari, chi c'è. Ma chissà, magari. Siccome ecco, è un progetto strano, ci sono. Non posso che esserci anch'io, che insomma, sicuramente strana lo sono molto. Però si sta bene anche da strani, da particolari. Ma Cristina, vediamo come va questo progetto. Poi non si sa mai, perché
Io ho una sceneggiatura... Sì, ma la Cristina deve rimanere in questa televisione. Sì, ma lei è bravissima. Deve rimanere qui perché è un pilastro, secondo me. Non so niente. Questa puntata da registrare, no, a casa. Cristina, mamma, registratela. Devi rivedere anche di notte. Registriamola, facciamola sentire il più. Esatto. Grazie, che cara, a parte gli scherzi. No, fra l'altro, fra i tantissimi film, era il 1983 che tu eri, appunto, tu recitavi in FFSS, cioè... Che mi hai portato a fare Posillipo, se non mi vuoi più bene. Esatto. Con anche un altrettanto importante cast, dico bene, anche quella credo una grande esperienza. C'era Benigni. C'era Benigni. Arbore per Benigni, si adorano, si vogliono bene. Renzo Arbore, altra esperienza, esatto. Era suo il film. Era suo il film. Soggetto e regia, eh. E poi fra l'altro arriviamo al 2008, che comunque anche il Cosmo si commuove, con Aldo Giovanni e Giacomo. Quasi 20 anni che non lo facevo più. Avete un pezzo del Cosmo su Comò? Purtroppo quello non l'abbiamo. Perché non l'abbiamo. È giovane. E di che mai portato a fanco Papusillipo? Abbiamo un'altra clip, però facciamo una cosa. Noi avremo quella musicale, però siccome tornerai, ci dirai tu se... Cosa c'hai musicale? Abbiamo Terra, uno dei tuoi tanti, però non so se tu... Che cos'è? Che pezzo è? Terra. Ne cerchiamo altre. Credevo so che avevate dei pezzi, perché io in ogni trasmissione facevo una canzone. Ma ho trovato tantissime canzoni tue, da Sei il mio male, L'amore è una giostra, sì. Hey mamma, ce ne sono tante, tante. Hey mamma. Hey mamma. Se tu guardi a 25 anni Hey mamma, mi hanno conciata come platinette. Vabbè. E parliamo che quasi 30 anni ha quella copertina del disco. Quindi insomma hai anticipato davvero tanti look, quando tante gli ho mode. Fatto vedere a Platinette, ho detto, lo vedi questo? Guarda la data. È rimasta, perché io lo conosco bene, adesso è tanto, abitando a Palermo ho detto che non incontro più nessuno, stando a Roma sì. Guarda, l'hanno trovata, grande. Fiori d'arancio, fiori di primavera. Posso dire che stai benissimo anche bionda, Mi piace molto anche bionda. Sì, ma a me mi hanno messo in testa di tutto. Stai molto bene anche bionda. Ma io consiglio a tutti di andare a riscoprire le canzoni, i film di Luciana. Canzone bellissime. Perché lei fa parte della storia del cinema e della musica italiana, ma soprattutto anche i suoi primi successi, io ogni tanto li ascolto, e ha questa voce, questa armonia, questa magia che creava e... Oggi bisognerebbe rivedere tutte queste cose. Devo dire una cosa, mi ammazzeranno, ma non mi importa. Oddio, Modena... Stai attenta. No, nel senso, Modena comunque qualcosa ha fatto per me, a parte il mio impresario. Mantova non ho mai fatto, io sono di Mantova, un giorno di lavoro. Glielo dico sempre a mio fratello, Luciana, che lavora... Nemo profeta in patria, dai, si sa, sappiamo questa cosa. A me sappiamo. Non mi hanno dato mai un giorno È bello perché, di... allora, io, scusami, sorrido perché è bellissimo, cioè tuo fratello dietro le quinte, che i telespettatori non sanno, non possono vedere che sta facendo, e apre le mani e fa così. Mantova mai fa niente per me? Mai. Mantova? Beh, cioè, avete, ragazzi, dato i natali, a Luciana Turina, ma dai, adesso che sono anziana, ma è che più anziana? Giusto che cammini tra i miei è bellissimo, tra ecco, questo è il fratello. Non capiamo da questo gesto cosa voglia dire, ma fa capire tanto. Avete fa capire anche tanto. Il fratello. Ah, qui ragazzi, chi c'è? Cioè, beh, oggi fai una giornata tutti. Modenese. Beh, io sono convinta che anche Mantova farà o avrà fatto, dai, sono Ed convinta. È una città meravigliosa, lo so, è Mantova. Stupenda Mantova. Molto bella Mantova. Però intanto Modena è qui. TRC è qui e soprattutto tu sei qui con noi, davvero. Grazie, un'emozione, siete molto gentili. Un'emozione bellissima. Senti, abbiamo ancora alcuni minuti, poi so che dovete correre purtroppo ahimè via, però... progetti, hai qualcosa in mente, ti piacerebbe qualcosa di particolare? Vorrei portare a termine il libro, che ce l'ho in mente da anni, e io non sapevo che lui scrivesse, stamattina parlando, e adesso lo dobbiamo mettere perché io lo voglio fare, lo vorrei, devo raccontare perché io non so scrivere, proprio questo... Questa corda di violino non ce l'ho, insomma, lo posso solo hai raccontare. Hai tantissime altre capacità. E ecco, vorrei fare lì perché erano anni... Beh, guarda, Orazio c'è.
che secondo me, guarda, vedo già l'occhio pronto. Sono qua. Io non mi vediamo come va questo progetto modenese, se non mi uccidono. Ma ragazzi, tutti hanno paura di no. Ragazzi, e poi no. Dopo vediamo se riusciamo a fare, ho in mente qualche film, ho in mente qualche... Dei progetti ce ne sono tanti in ballo. Intanto io dico sempre uno alla volta, finiamo bene questo... Vediamo cosa succede, spero che sarà una sorpresa per i modenesi, che io lo faccio col cuore, con amore della storia della città, e sono stato felice e sono felice che Luciana abbia accettato di venire a recitare in questo progetto. Poi vi dirò un giorno a che si riferisce. No, cercate di capire. No, non lo voglio dire adesso. Perché nessuno sa niente di questo progetto. Ogni personaggio che viene non ha l'idea completa. C'è questo mistero. Sì, perché in realtà è fatto tutto a computer, quindi ci saranno personaggi che recitano tra di loro, ma non lo sanno. Quindi è bello anche lei questo. Non saprà con chi sta recitando, a parte Alessio Bardelli, che oggi faranno questa bellissima... Ma conoscerà... Bardelli chi sarebbe? Conoscerai anche Alessio Bardelli. L'attore che reciterà con te oggi. Ho capito. È simpatico, è un ragazzo simpatico, guarda, ti divertirai Alessio sicuramente. È una persona fantastica, io lo adoro come persona, come attore, e si mette in gioco sempre. Qualsiasi cosa gli chiedo di fare, lui è in prima linea. E io lo adoro, veramente una persona squisita. Senti, ma soprattutto... Io posso dire che secondo me si sta realizzando un sogno per te, perché avere proprio quello che è proprio stato un tuo idolo, ma come poi di tantissimi italiani, perché parliamo di Orazio, quindi Luciana Turina, che oggi l'hai per te all'interno di un tuo progetto, beh, insomma, direi che ogni tanto i sogni si realizzano. Io il 20 febbraio compio la veneranda età, purtroppo, di 50 anni, e ho deciso di farmi questo regalo. Dai, e di regalare non lo questo voglio mandare a quel paese. Ma 50 anni cosa vuoi che siano, dai? Vabbè, però mi sono regalato 60, questo progetto. Scherzo. Non ha capito la battuta. Non dire niente, tocchiamo ferro. E ho voluto Luciana a tutti i costi. Questo ho fatto la battuta, ho detto ne dimostri 60, tocchiamo, ma era una battuta, ferro. No, te lo dico perché no, poi ma su Facebook ne dimostri 35, dai, no, ne dimostri 35. Quando mi chiedono quanti anni hai, io dico 60. Di dai, buono, non è vero. Bene. No. A parte la mia battuta, ne dimostri veramente molto meno. E poi posso dire, credo che oggi sia un giorno particolarmente bello, perché insomma un periodo un po' intenso della tua vita. Molto. E quindi molto il regalo intenso, di avere Luciana. Pieno di progetti, pieno di esperienze anche molto, molto emozionanti molto per me. Quindi oggi, quando abbiamo incontrato Luciana con mia moglie e suo fratello, devo dirti che è stato un amore a prima vista, oltre il fatto di conoscerla. Ho detto, come ma come carriera. Sei giovane, credevo di trovare un anziano. È Orazio, ma guarda, è sempre che il problema è un amore, è un amore. Poi con mia moglie si sono messe lì a parlare. Sì, c'ha la pazienza sua moglie. Immagino. Già devono andare a comprare le borse, già vogliono fare shopping, le due spendaccione. Allora, io vi la... Lei giusto. E mia moglie. Beh, è giusto anche gustare un po' la città di Modena, magari vorrà vedere, quindi io vi lascio. È tanto che no. Che bello. Ciao tesoro, no, è bellissimo. Sei stata bravissima. Che grazie. Spero che tu abbia nella vita quella che tu desideri. Ti ringrazio. Beh, insomma, sarebbe il massimo, mi reputo per tutti. Abbastanza fortunata, devo dire. Faccio un mestiere che mi piace. Sai bene anche tu, appunto, che quando certo. Si fa un mestiere che piace, insomma. Certo. E poi e posso dire, questa mattina proprio sono strafortunata. Perché allora, davvero io devo ringraziare TRC. TRC? E C. Che vediamo pulita. Prestissimo. Grazie, grazie Luciana, grazie Orazio. Grazie a buona voi. Giornata modenese, davvero a presto.